Comunque, ben trovati a questa conferenza stampa che arriva esattamente un mese dopo la conferenza internazionale sull'amianto che si è tenuta il 20 e il 21 marzo, in cui è già stato presentato il piano nazionale amianto dell'Osservatorio nazionale dell'ONA Onlus, un piano alternativo a quello del governo, a quello che il governo Renzi ha ereditato dal governo Monti. Ora, questo piano diventa operativo, ce lo spiegheranno gli ospiti che abbiamo qui, e in particolare oggi presenteremo un portale, il primo portale che consente ai cittadini di fare delle segnalazioni sulla presenza di amianto sul territorio nazionale. Allora, Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio, iniziamo con lei. Ringrazio la dottoressa Renzo Paoli, ringrazio anche il Movimento 5 Stelle per aver dato la possibilità all'Osservatorio Nazionale Amianto di avere voce nelle istituzioni parlamentari e nelle istituzioni territoriali, come pure ringrazio anche l'UGL, il sindacato con il quale abbiamo un protocollo d'intesa e con cui lanceremo la mobilitazione nazionale dei lavoratori e cittadini che costituisce il momento propulsivo del piano nazionale amianto dell'ONA Onlus. Abbiamo ereditato dal governo Monti un piano nazionale elaborato dall'allora ministro della Salute, Sua Eccellenza il professor Balduzzi, che è un piano errato, completamente fondato su dati fuorvianti, che sottovaluta il problema amianto e che lo vorrebbe risolvere solo in forma burocratica, senza tener conto che soltanto rendendo operative le bonifiche, accelerando gli studi, organizzando le strutture, valorizzando i cittadini e le associazioni, senza strumentalizzazioni politiche, è possibile affrontare e risolvere il problema dell'amianto. In questo percorso, fin dall'inizio, l'Osservatorio Nazionale Amianto fu critico nei confronti dell'allora governo Monti per il fatto che aveva intenzione di affrontare questo problema in modo soltanto burocratico. Il problema dell'amianto non è un problema burocratico. Il problema dell'amianto, l'amianto, costituisce una tragedia del terzo millennio. Una strage silenziosa che determina la morte di circa 5.000 cittadini ogni anno, nel silenzio più assordante e nella indifferenza inammissibile ed inaccettabile delle istituzioni che il più delle volte si limitano unicamente e solamente a far riferimento a dati di una mappatura parziale. E nel piano nazionale amianto del governo Monti a prospettare la necessità di ultimare questa mappatura, di creare degli sportelli di informativa ed eventualmente di iniziare le bonifiche. Noi calando dall'alto, in modo assolutamente astratto e non concreto, questo piano che, come si è visto, ad un anno dalla sua approvazione non ha determinato alcun effetto concreto, non ha permesso di realizzare alcunché finalizzato ad affrontare e risolvere questo problema. Noi dell'ONA diciamo che ciò è inammissibile, è inconcepibile ed è inaccettabile. E ciò è inaccettabile che di fronte a 5.000 morti ogni anno le istituzioni governative non abbiano immediatamente disposto l'inizio di poderosi piani di bonifica e di riqualificazione degli edifici pubblici, ma anche l'utilizzo di leve fiscali, dei fondi strutturali europei e di altre iniziative finalizzate ad assecondare o determinare la necessità, nell'ambito di un piano di rinnovamento anche infrastrutturale, di ammodernamento del sistema produttivo, la bonifica, la rimozione dell'amianto dai siti lavorativi. Il concreto fallimento delle iniziative governative si riverbera e costituisce una grave tragedia per le vittime dell'amianto, ma tragedia anche dal punto di vista sanitario,
perché le patologie asbesto correlate, in modo particolare il mesotelioma, sono difficilmente trattabili, necessitano di sanitari esperti e anche gli interventi chirurgici necessitano di chirurghi esperti o lunghe operazioni e di strutture adeguate. E nel nostro Paese se ne occupano pochi centri, tra i quali quello di Mestre è tra i più importanti. Ed allora l'Osservatorio Nazionale Amianto invece ritiene che bisogna partire dal basso, bisogna valorizzare i cittadini, un po' quello che politicamente afferma il Movimento 5 Stelle, cioè organizzare i cittadini si devono organizzare. Io aggiungo altro e dico che anche il concetto di democrazia è importante. La democrazia non è soltanto votare il giorno delle elezioni, ma il concetto di democrazia deve evolversi verso una partecipazione dei cittadini. I cittadini quindi debbono essere coloro che partecipano non solo alla vita politica, ma anche alla mobilitazione per questo problema dell'amianto. Anche per questo problema dell'amianto. E abbiamo avuto oltre 10.000 adesioni alla nostra associazione, tra cui anche moltissimi medici e anche il professor Mutti, che spero faccia in tempo ad arrivare. Quindi abbiamo creato dei dipartimenti, c'è il Dipartimento delle Bonifiche, nell'ambito del quale abbiamo realizzato un portale di cui vi dirà meglio Riccardo Tagliapini. Quindi ultimeremo noi quella mappatura che le istituzioni governative stanno cercando di ultimare dal 1992, da quando è stata approvata la legge 257 del 257, e ancora non hanno terminato. Nel piano nazionale amianto del governo si legge che per la Sicilia e per la Calabria non si ha alcun dato relativo ai siti contaminati, nessuna segnalazione. E questo è un fatto drammatico, perché vuol dire che il governo non riesce a terminare neanche la mappatura e quindi non riesce neanche a poter valutare qual è il problema. Il problema dell'amianto è costituito in Italia da 34 milioni di tonnellate di materiali con presenza di amianto compatto e alcuni milioni di tonnellate di amianto friabile. Perché l'amianto venne utilizzato in oltre 3.000 applicazioni per decenni e paradossalmente in modo esponenziale proprio a partire dagli anni 60-70, quando ciò era ormai noto in modo incontrovertibile il fatto che determinasse non solo l'asbestosi e altri fenomeni infiammatori delle vie respiratorie, ma anche delle patologie tumorali, tra le quali il mesotelioma, il tumore al polmone ed altro. E quindi è importante anche l'utilizzo dei fondi strutturali europei, sui quali poi daremo la parola a un ulteriore nostro socio ONA, che peraltro è candidato anche alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle, che è De Silvestri, è qui seduto, e che si è distinto, oltre che nella sua attività di assistenza delle vittime, e si distinguerà, speriamo, anche in Europa, portando la voce dell'ONA, o meglio, la voce dei cittadini nelle istituzioni europee. Quindi i cittadini medici cosa hanno ritenuto di fare? Guidati dal professor Mutti, stanno fornendo assistenza gratuita e forniranno assistenza gratuita a tutti quei cittadini che ne faranno richiesta attraverso il sito dell'ONA. Quindi ogni cittadino, anche per coloro che non sono iscritti all'associazione e senza che l'iscrizione all'associazione costituisca titolo per poter accedere a questo servizio, i medici forniranno tutta l'assistenza necessaria e possibile alle persone ammalate, spesso dando anche dei consigli, perché in qualche contesto le vittime sono mal consigliate, spesso dirottate su strutture private e con enormi esborsi di denaro, spesso con operazioni chirurgiche che magari non sono nel senso che non sono la misura più appropriata, perché in alcuni contesti, in caso di tumore metastatizzato, l'operazione chirurgica è sconsigliabile perché deprime le difese immunitarie, quindi determina un'ulteriore proliferazione cellulare e quindi abbatte le difese dell'organismo contro il tumore. E invece abbiamo assistito a casi di malati quasi terminali che sono stati indotti a fare delle operazioni in strutture private, a dover vendere spesso i loro beni per poter corrisponderne il prezzo, addirittura alcuni anche negli Stati Uniti, dove peraltro si fanno degli interventi molto demolitivi
che poi in Italia determinano difficoltà di trattare questi casi perché utilizzano delle tecniche magari poco conosciute nel nostro paese, effetti demolitivi che, sul mesotelioma che spesso non sono così auspicabili. Mentre invece l'ONA si è organizzata con una struttura interdisciplinare, quindi il nostro dipartimento è interdisciplinare, per cui c'è l'oncologo, professor Mutti con i suoi collaboratori, il professor Pagan che ha lavorato lungamente a Mestre e che ha eseguito centinaia di interventi chirurgici e per cui i cittadini poi possono essere assistiti in strutture pubbliche e quindi senza alcun esborso di denaro. Questo è un fatto molto importante. Quindi, e abbiamo organizzato una rete capillare sul territorio per evitare inutili viaggi della speranza, nel senso che laddove deve essere invece praticata la chemioterapia oppure altre terapie, quindi non chirurgiche, i cittadini possono essere curati nelle strutture pubbliche esistenti sul territorio, evitando così viaggi, inutili viaggi della speranza. Questo è il metodo, il piano nazionale dell'ONA per quanto riguarda quindi le patologie spesso correlate. Il professor Mutti è colui che ha nel mondo il maggior numero di pubblicazioni in materia di mesotelioma, il maggiore oncologo esperto in questo tipo di patologie. Spero che faccia in tempo per stamattina ad arrivare e vi dirà lui, perché stiamo andando avanti anche con la ricerca, soltanto tra mille ostacoli, soltanto per il fatto che praticamente in Italia non vengono date le risorse per questi studi e quindi il professor Mutti è costretto a collaborare con centri in tutto il resto del mondo, ha partecipato a redigere le linee guida europee per quanto riguarda la cura del mesotelioma, mentre in Italia si cerca di bloccare tutta la sua attività. Naturalmente ciò non si è verificato, anzi sono centinaia i pazienti che riesce ad assistere attraverso anche la collaborazione dei medici che intorno a lui sono organizzati del GIME. L'ultimo profilo, quindi la direttrice di marcia, è la diagnosi precoce, la prevenzione primaria attraverso la rimozione e la bonifica dei siti, la prevenzione secondaria che ho già spiegato, la prevenzione terziaria, la necessità cioè di un esame epidemiologico serio che tenga conto di tutto l'effettivo numero di patologie, non soltanto dei casi di mesotelioma pleurico, perché nel piano nazionale amiano del governo si fa riferimento solo al mesotelioma pleurico e quindi a circa 1000 casi. Effettivamente sono 1000 i casi di mesotelioma pleurico ogni anno, purtroppo quasi tutti ad esito infausto, però si sono dimenticati che ci sono anche gli altri mesoteliomi, che messi insieme si arriva a circa altri 500. Si sono dimenticati i tumori al polmone, si sono dimenticati tutti gli altri tumori, si sono dimenticati l'asbestosi, le placche pleuriche, gli spessimenti pleurici e tantissime altre patologie. Ciò detto, secondo le nostre stime ci sono circa 5.000 morti l'anno, e ciò, come dicevo, inaccettabile, per cui dal punto di vista giudiziario è molto importante l'interdizione e la repressione dei crimini ambientali, la costituzione di una superprocura nazionale per la repressione dei crimini ambientali e dei crimini contro il lavoro, e la effettiva realizzazione poi ed esecuzione delle leggi che spesso rimangono sulla carta, ma questo è un tema che ci porterebbe lontano. Come ONA siamo costituiti parte civile in tutti i maggiori processi che riguardano l'amianto e in generale i crimini ambientali. E abbiamo promosso con la struttura legale di cui mi occupo fin dalla sua costituzione, cioè dal 2008, abbiamo realizzato indagini importanti che ci hanno permesso di ottenere significativi risultati, tra i quali di aver collaborato con tutti gli uffici giudiziari per l'accertamento della verità in materia di crimini ambientali e di crimini per quanto riguarda le morti da amianto. Non vado oltre per naturalmente non togliere il tempo agli altri diciamo oratori. Riterrei che ci possiamo presentare a questo punto il portale, esatto, in modo che ci possano anche spiegare come funziona, visto che le segnalazioni possono essere fatte in modo pubblico oppure anche in forma anonima. Quindi la parola a Riccardo Tagliapini, responsabile del dipartimento, il nuovo dipartimento bonifica e decontaminazione dell'ONA Ollus. Prego. Salve a tutti. Diciamo che noi ci occupiamo del discorso della prevenzione primaria,
da un'idea del Presidente Bonanni di qualche anno fa. Abbiamo pensato di passare da dei dati meramente statistici, quindi dei dati che potevano avvenire, cioè passare a livello nazionale, a dei dati reali. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni in questi anni e a un certo punto ho avuto l'idea di inserirli in una piattaforma online dove si possono appunto segnalare gli stati di pericolo sia in forma anonima che in forma privata. Tecnicamente poi lo spiegherà in due parole il dottor Bonfini. E accompagnata a questo c'è la costituzione della Guardia Nazionale Amianto, perché anche qui abbiamo deciso di passare un momentino dalle parole ai fatti, quindi una guardia presente sul territorio, specializzata, formata dai nostri tecnici, quindi attraverso dei corsi che verranno effettuati e che sono già stati effettuati in parte per già alcuni aderenti in tutto il territorio nazionale. La Guardia Nazionale Amianto avrà tutto questo è fatto in forma assolutamente di volontariato, e la Guardia Nazionale avrà il compito di individuare i siti potenzialmente dannosi, di agevolare il rapporto tra il cittadino in difficoltà e l'ONA, l'Osservatorio Nazionale Amianto, di assistere anche gli enti di controllo tipo comune, ASL e quant'altro, promuovere la formazione e l'informazione appunto a tutti i cittadini. La cosa importante che abbiamo pensato di fare è fare un sito che possa, cioè un sito, uno studio approfondito, capillare, ma che si poteva fare solamente con l'apporto di tutte le persone che vogliono fare del volontariato e passare, come dicevo prima, dalla statistica a dati reali. È un progetto ambizioso che occuperà un po' di tempo, ma sono convinto che quando poi avremo dei dati importanti, dei dati abbastanza significativi, avremo uno strumento in più per tutelare i cittadini che magari si ritrovano la strada a fianco casa o la gettata del centro commerciale fatta con l'Eternit tritato durante l'ammodernamento dei capannoni o quant'altro. Quindi in due secondi c'è il dottor Bonfini che spiegherà. È un sito molto dinamico, molto semplice, ci sono vari tipi di segnalazioni e niente, la parola al dottor Bonfini. Buongiorno a tutti. Dunque, l'idea di partenza che abbiamo avuto insieme all'avvocato Bonanni e a Riccardo è stato quello di creare un sito più semplice possibile, che potesse essere fruibile da tutti i cittadini, anche quelli che non hanno dimestichezza. La prima cosa a cui abbiamo pensato è stata la tipologia di utenza. Deve essere completamente eterogenea, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di dare la possibilità a qualsivoglia utente di segnalare un punto all'interno insomma, della sua vita quotidiana, per cui può effettuare una segnalazione completamente anonima, in cui poi aggiungere anche eventuali fotografie e una descrizione dettagliata del luogo. E questa segnalazione verrà effettivamente presa in carico da parte dell'organizzazione e ci permetterà appunto di verificare se il sito contempli anche dell'amianto e eventualmente effettuare tutti gli step per la sua bonifica. Oltre questo abbiamo pensato anche che ovviamente l'utente deve essere anche, può anche registrarsi. Che cosa consiste la registrazione? La registrazione consiste nell'inserire dei luoghi che poi possono anche, che saranno poi verificati dai nostri tecnici. La tipologia di luogo, sono di quattro differenti tipologie in questo momento. La prima tipologia, come possiamo vedere, è un punto rosso nello spazio. Che cosa significa? Significa che i nostri tecnici hanno capito e hanno verificato che c'è presenza di amianto nel luogo. E in questo momento
possiamo vedere semplicemente una descrizione dello stesso, ma andando avanti ci sarà anche la possibilità della lavorazione dello stesso, per cui il puntino giallo riferisce proprio questo, nel senso che il sito è in lavorazione. Una volta effettuata la lavorazione, il sito diventerà verde e darà la possibilità a tutti di verificare la sua pulizia con la rimozione, la verifica magari tramite fotografie di quello che poi è il lavoro durante il suo evolversi. Oltre questo, il sito, ecco, come abbiamo potuto vedere, permette appunto la registrazione dei luoghi, e possiamo comunque creare una posizione all'interno di un eventuale regione per verificare appunto il contenuto della stessa e i luoghi che vi sono segnalati. In più, insieme all'avvocato, abbiamo creato un'altra tipologia di segnalazione, una segnalazione di colore blu, e questa cosa comporta, come vediamo anche all'interno in basso nella leggenda che abbiamo creato. Cioè, che cosa comporta? Comporta la possibilità di maturare anticipatamente la pensione, ai fini di agevolare appunto tutti gli utenti. Ti interrompo un attimo, perché per i lavoratori esposti all'amianto c'è il diritto ad un prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione all'amianto, purché si raggiungono i 10 anni di esposizione. O in caso di patologie asbesto correlate non è necessario questo termine di 10 anni, per cui se uno è stato esposto per 3 anni all'amianto ed ha una patologia, ha diritto a un anno e mezzo di prepensionamento, cioè pari e quindi da questo sito i cittadini potranno avere contezza se ci sono state altre sentenze o atti di indirizzo ministeriali per quel sito, e quindi a richiedere il prepensionamento, richiedere all'INAIL il certificato di esposizione e depositare all'INPS il certificato stesso ed ottenere la maggiorazione contributiva. Perfetto. E in più, per finire, abbiamo deciso di inserire tutto ciò che riguarda la Guardia Nazionale. C'è appunto tutto il regolamento, ci sarà modo di aderire. Ecco, Gianfelice, sì. Spiega un attimo che cos'è la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale è fondamentalmente è composta da tutta la cittadinanza attiva. Sono tutti quei cittadini che possono e si mettono a disposizione dell'utenza in generale, della cittadinanza, per facilitare, per appunto avere la disponibilità di svolgere tutte quelle attività di correlazione tra le istituzioni e appunto il cittadino, perché spesso poi è lo stesso che si trova in difficoltà nel trovare interazione con le istituzioni. Quindi sono squadre di volontari? Quindi ci saranno delle squadre di volontari, ci sono già adesso, sono già attive nel territorio. Sì, questi cittadini sono completamente volontari e danno la disponibilità agli altri di trovare appunto delle soluzioni ai propri siti e alle proprie situazioni che si fanno all'interno della vita comune. Ok. Bene. Io direi che Pagliapini non deve aggiungere niente. Okay. Perfetto, è stato perfetto. Passerei la parola al socio De Silvestri, che praticamente ci potrebbe illustrare come poter accedere ai fondi strutturali europei per quanto riguarda le bonifiche. Questo è un pezzo forte del piano nazionale dell'ONA Ollus. Vedo arrivare il professor Mutti, di cui abbiamo già lungamente parlato, quindi diciamo, potresti e anche illustrare questo progetto di costituzione di un fondo con la restituzione della diaria o della parte della diaria in caso di, ecco, cioè, lo potresti anche spiegare. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Beh, intanto ringrazio l'avvocato Bonanni per l'invito, che è stato un invito inaspettato e molto, molto piacevole. Beh, intanto mi presento molto rapidamente. Sono laureato in ingegneria per l'ambiente e il territorio e dal 2011 lavoro alla Commissione europea, quindi conosco un pochettino le istituzioni europee, ci ho già lavorato dentro. A tal proposito,
chiarisco che sono qua in funzione privata, sono qua in sede in funzione privata, quindi non parlo a nome della Commissione europea, naturalmente. Quello che ho visto, quello che stiamo facendo come associazione, mi è piaciuto molto, anche perché io ho un passato anche di consulente nella sicurezza sul lavoro. Ecco, dico che lui opera nell'ONA di Asti e in generale in Piemonte, quindi è operativo, diciamo che c'è anche il coordinatore che ringrazio per il lavoro. Presidente. Ci stanno mettendo molti bastoni dalle ruote in Piemonte, perché praticamente abbiamo l'ostruzionismo delle forze politiche della regione che ci tende in ogni modo di farci ostruzionismo, ma siccome noi, diciamo, della politica non abbiamo, diciamo, necessità, andiamo avanti ugualmente. Quindi ti ridò la parola, scusami. Prego, prego. No, mi è piaciuto molto questo approccio di questo piano amianto alternativo, che si basa molto sulla prevenzione, che è un concetto molto interessante dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. E quello che e mi piace anche molto l'indirizzo che è stato dato dal punto di vista dell'inertizzazione. Infatti l'Europa sta puntando molto in questa direzione. E tra l'altro, perdonami, prego. Questo è il contrario del piano nazionale invece del governo. Che c'è anche dei siti. Perché praticamente il governo l'8 ottobre 2013, quando ha approvato il piano nazionale amianto in Italia, lo ha approvato in contrasto con la normativa europea, l'indirizzo europeo, che era di tutto il contrario. Esatto. Altra cosa che mi piace molto è questo approccio di democrazia diretta che c'è tramite il sito della Guardia Nazionale Amianto appena costituita. Tutte le forme che ovviamente sono di democrazia diretta, di democrazia dei cittadini, sono assolutamente, assolutamente ben accetta, sia come 5 Stelle, sia come cittadino, sia come socio ONA. In Europa cosa andremo a fare? Adesso non è una campagna elettorale questa, assolutamente, è una presentazione di quello che potrà fare l'ONA anche con un contatto nel Parlamento europeo. Sicuramente i fondi strutturali vengono già in parte sfruttati attraverso il coordinamento regionale. Il problema è che poi questa macchia deve funzionare, cioè ci deve essere sia il coordinamento in Europa, sia nelle regioni e sia lo sfruttamento da parte dei comuni che chiedono poi questi finanziamenti. Perché se non abbiamo, se continuiamo a non avere un censimento effettivo, che adesso ci stiamo cercando di fare noi tramite attivisti, io li chiamerei, tramite persone che si attivano in questa direzione, se non avremo mai un coordinamento di questo tipo che parte dal basso, che parte dai comuni, da un censimento puntuale nei comuni, non potremo mai arrivare a fruire totalmente di questi fondi europei che ci sono, fondi strutturali che si potranno sfruttare. Quindi questa catena che si sviluppa, che si sta sviluppando, anche il Movimento 5 Stelle ormai è presente sia nei comuni sia nelle regioni sul nazionale, e adesso sarà, credo, con abbondanza di deputati al Parlamento europeo, credo che questa catena si chiuda per questo punto. Quello che faremo poi come 5 Stelle sarà quello di restituire l'eccedenza della diaria, e questo potrebbe aver senso. Si sta decidendo su che direzione portarlo, si sta pensando ad un fondo sociale, e un fondo sociale potrebbe essere, poi ovviamente va valutato anche, va valutata la quantità di questi, l'entità di questi fondi restituiti, andrà valutato per la costituzione di magari un fondo a sostegno delle vittime amianto. Io chiudo qui, penso di aver detto più o meno tutto, sì, quello che... Direi che passare la parola alla dottoressa Renzo Paoli. Semplicemente per passare la palla al deputato del Movimento 5 Stelle. No, facciamo lui e poi chiude lui. Ah, va bene, perfetto. Allora, professor Mutti, che invece è il responsabile del Dipartimento Terapia e Cura delle Patologie Asbesto Correlate dell'ONA Ollus. Io già, per non fargli ripetere cose già dette, ho già descritto il funzionamento di assistenza ai pazienti che stiamo fornendo attraverso la direzione della tua attività. Quindi questo il settore, questo l'ho già detto sinteticamente, quindi ti do la parola. Dunque, io sono
Io essenzialmente faccio ricerca e mi trovo in un ambiente che non è proprio il mio, sostanzialmente, spesso non è il mio, ma il fatto che mi ci trovi così spesso vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Sì, noi come ONA e in collaborazione col gruppo che ho costituito ormai un decina di anni fa, il gruppo italiano mesotelioma, facciamo sostanzialmente assistenza online e poi quando in termini di consulenze rispetto a una malattia conosciuta piuttosto poco e male in Italia e in Europa, direi particolarmente in Italia, e per cui insomma una second opinion in questo senso, titolo totalmente gratuito, è un servizio che ci sentiamo in dovere di dare. Quello che più disturba come persona che si dedica alla ricerca e che ha dedicato anche la sua vita, insomma, alla ricerca sui tumori d'amianto, è il comportamento dei precedenti governi, in particolare del precedente governo, nei confronti dei fondi per la ricerca sull'amianto. Per darvi un'idea della differenza, allora io mi divido tra Italia e Londra da un po' di tempo, e ho avuto quindi occasione di seguire in Inghilterra come sono stati distribuiti i soldi per la ricerca sui tumori d'amianto, soldi che derivavano direttamente dalle litigation, cioè dalle cause che c'erano aperte sui problemi dell'amianto. Il governo inglese ha preso alcuni milioni di sterline, neanche tantissimi, una decina di milioni di pounds. Ha contattato i 15 maggiori esperti in termini di pubblicazioni al mondo sul mesotelioma e sui tumori d'amianto. Ha chiesto a costoro, tra cui meritatamente il nostro gruppo ed io, ma ha chiesto a costoro quali fossero le priorità verso le quali la ricerca avrebbe dovuto andare al fine di dare una risposta ai pazienti malati. Si è identificata una serie di priorità. Sulla base di queste priorità sono stati banditi 3-4 bandi, cioè sono stati, scusi, sì, 3-4 grants disponibili su le priorità che sono state identificate, in cieco, sono arrivati i progetti da valutare in base alla bontà del progetto, alla fattibilità del progetto, al curriculum dei presentatori, e su questa base, in cieco, abbiamo scelto 4 progetti, che sono stati congruamente alla fine finanziati, perché comunque questi 10 milioni di pounds non sono andati così a pioggia, ma sono andati a progetti che valeva la pena spenderli, e gli inglesi stanno andando abbastanza bene sulla ricerca dell'amianto, anche se insomma ovviamente non ci sono mai soldi abbastanza, ma insomma le cose stanno andando avanti così. Cosa è successo in Italia? Perché se noi vogliamo un paese normale, è da queste cose qua che si vede se viviamo in un paese normale o meno. Il precedente governo, diciamo il singolare, perché sennò a un certo punto ogni responsabilità è personale, ha detto che ci sono dei fondi per la ricerca sull'amianto, il cui ammontare nessuno ha mai saputo e ancora non sappiamo. Ha deciso con modalità perlomeno singolari chi fossero i beneficiari dei progetti, senza che alcun progetto venisse bandito, alcun grant bando venisse fatto, o che noi sappiamo che progetti siano stati presentati e valutati da chi. Su questa base sono stati dati progetti che poi abbiamo scoperto essere, a parte in termini scientifici, perlomeno opinabili, ma soprattutto dati a gruppi che non avevano una sola pubblicazione sull'argomento, ma neppure una. E alcuni di questi non avevano neanche la pubblicazione proprio. Penso che sia il massimo. Ecco, allora, anche a epidemiologi che non hanno esperienza di ricerca. Sì, ma di tutto. Vabbè, ma questo voglio dire, al di là della polemica, nella quale io comunque ovviamente sono tirato dentro, perché naturaliter mi trovo dentro, perché non posso non dire che questo è il modo di procedere. Io mi chiedo poi alla fine, in termini di utilità, quale sia il ritorno, a cui prodes, cioè a chi è il ritorno. Chi è che ha ritorno da questa iniziativa? Cioè, quando qualcuno minaccia, denuncia per diffamazione dicendo che questo è stato uno spreco di denaro pubblico, mi deve dimostrare che questo non è stato uno spreco di denaro pubblico. Nel momento in cui me lo dimostrerà, io dirò che avrò torto e accetterò anche le conseguenze della mia diffamazione. Però, allo stato delle cose, io non vedo nessuna possibilità di dire altro.
Ma tra l'altro neanche uno studio è stato messo in, non risultano studi in cantiere, non risulta che ci siano degli studi in cantiere da parte del governo, anche perché il piano è stato bocciato, quindi non è operativo. Non so, c'è stato un progetto CE che è stato presentato in maniera molto, anche lì molto opaca. La British Lung Foundation chiama me perché dice: ma tu hai perché il paradosso è che la British Lung Foundation ha messo me come PI, come principal investigator del progetto, e io non ero nel progetto italiano, dove c'erano persone che non avevano per altro titoli, ed è stato finanziato quel progetto per motivi extra scientifici, e va bene, insomma, e la British Lung Foundation ha fatto una come si dice, un complaint, insomma, ha fatto una formale protesta dicendo: guardate che la qualità scientifica è palesemente diversa perché l'avete finanziato. Ma non entro in questo. Io un'ultima cosa dico e finisco. Per darvi un esempio di questo, poi alla fine voi potete pensare: il ricercatore che hanno tolto l'osso si arrabbia, può anche essere vero, per carità, una parte di questa cosa è vera, io ci vivo, la mia vita è fare questo, se io non ho i fondi per fare quello che faccio, cosa faccio? Ci vogliono i soldi, purtroppo. Allora ovviamente dobbiamo rivolgerci altrove, e poi queste cose incidono sui pazienti, perché c'è adesso un progetto che abbiamo presentato, che stiamo preparando ancora con gli americani, gli australiani, adesso abbiamo coinvolto anche i canadesi, su una serie di caratteristiche biologiche e genetiche di questo cancro, che analogamente ad altri cancri rispondono a determinate, di conseguenza rispondono a determinati farmaci anziché ad altri. L'idea è stata nostra, non avendo una lira per poterla fare, abbiamo dovuto esportarla. Io ho fatto a dicembre, a gennaio, ho fatto il giro del mondo due volte, la British Airways si è congratulata con me, ho fatto cinque volte Polo Nord e Polo Sud, mi ha detto, quindi. E sono stato in Cina, in Australia, tre volte negli Stati Uniti, e abbiamo messo su un gruppo che analizza tutti questi aspetti genetici. Loro concordano perfettamente che forse abbiamo anche capito perché è un cancro così resistente, ma la cosa più triste è che l'idea è nostra, ma essendo i soldi loro, saranno loro i responsabili del progetto, perché i soldi sono loro, e l'idea, siamo dentro alla cordata, ma non siamo i principali investigatori del progetto. Ma ripeto, per andare proprio nel pratico, i pazienti che beneficeranno di questo clinical trial, che comincerà a fine dell'anno, saranno i pazienti canadesi, australiani, americani e noi nostri. Io credo che sia, io se fossi un paziente con mesoteliomo mi incavolerei come una bestia, ma tanto. I pazienti però sono a conoscenza di tutto e praticamente... C'è il web, per fortuna, ci sono i blogs, ormai la gente si parla, sì, però... Comunque anche in Italia siamo con i tuoi pazienti stiamo raggiungendo eccellenti risultati in termini di sopravvivenza e di qualità della vita rispetto al passato, quando invece spesso non venivano proprio trattati. Anche attraverso la collaborazione col professor Pagan, che sì, ringraziamo ancora di aver aderito anche lui, sì, all'ONU. Allora l'avvocato mi dà lo spunto per un altro spunto polemico. Se tra gli esperti individuati dal precedente ministro c'è un signore a Milano che ha dichiarato, ed è sul web, che fare la ricerca sull'amianto e sui tumori d'amianto non serve a niente, perché comunque finendo l'asbesto, finendo l'esposizione, non ci saranno più pazienti, per cui perché dobbiamo fare la ricerca? E questo signore brizzolato dell'Istituto Farmacologico di Milano, ok, adesso ovviamente si è rimangiato tutto perché è diventato improvvisamente un esperto e ha zero pubblicazioni sull'argomento. Allora io mi chiedo quale sia la ratio, cioè voglio dire, io non sono ad escludendum di nessuno, tutti possono essere utili, nessuno è indispensabile, però quando solo siamo noi a essere esclusi, beh, allora c'è qualcosa che non funziona. Allora, se noi vogliamo un paese normale, secondo me, e stiamo parlando di salute, di persone che muoiono e possono vivere un anno in più, perché comunque con le terapie sperimentali qualcosa stiamo in più stanno guadagnando, la vita. O possono vivere anche molto di più, ma alla fine stiamo parlando di cose di questo tipo. Se vogliamo un paese normale passa attraverso dei comportamenti che non sono quelli dei nostri amici inglesi, o meglio, che sono quelli dei nostri amici inglesi. Poi qualcuno mi può dire che il modello culturale è diverso, che il modello culturale inglese, sono tutte balle. In realtà la scienza è uguale dappertutto e i metodi scientifici sono gli stessi dappertutto. Non è vero.
Ho capito. Sì, poi la cultura è diversa, noi saremo più, sorrideremo di più, saremo meno seriosi. Ma il discorso alla fine è che se vuole essere un paese normale, queste cose non devono accadere. Ti vorrei far chiudere con l'appello ai medici, perché aderiscano sempre più nuovi medici al nostro dipartimento e per poter essere sempre più efficaci nel territorio. Vabbè, l'ho fatto io. Medici qualificati, grazie. Allora, ripasso la parola alla dottoressa Renzo Paoli. Sì, allora concludiamo con Alberto Azzolezzi, che oltre a essere membro della Commissione Ambiente della Camera è anche un medico, quindi insomma si è occupato di questo tema, forse si è anche appassionato di più ultimamente proprio in virtù di questo disegno di legge che il Movimento 5 Stelle ha presentato. Grazie molte. Oggi è una giornata importante che in primis va dedicata alle vittime del lavoro, insomma si avvicina il 28 aprile, che è la giornata nazionale che ricorda le vittime, e giornata organizzata dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Di solito si dice che ci siano purtroppo circa, o comunque sempre oltre, 1000 decessi all'anno per cause da infortuni sul lavoro. Ricordiamoci bene che le vittime del lavoro in realtà sono molte di più, abbiamo visto circa 5000 decessi all'anno ancora per il solo amianto legato non a infortuni ma a di solito a malattie professionali, purtroppo in molti casi non curabili. Quindi è un problema ancora decisamente severo, un problema che andrà avanti sicuramente purtroppo per i prossimi 20-30 anni, e che comunque se non si riesce a gestire in maniera adeguata l'amianto ancora presente, purtroppo rischia di protrarsi per chissà quanto tempo. Siamo qui, siamo entrati in Parlamento nella logica appunto di rete, di condivisione, siamo entrati a contatto con le associazioni, con i comitati di cittadini e anche con gli altri gruppi politici con cui su determinati contenuti stiamo cercando di fare appunto un lavoro. La proposta di legge a prima firma di Inca, numero 1366, già presentata all'inizio della legislatura, prima insomma nel luglio del 2013, adesso, visto la difficoltà di calendarizzazione, è stata in qualche modo aggiornata con una risoluzione a mia prima firma, risoluzione 700335, e abbiamo cercato di dare delle priorità. La priorità è appunto legata alle conoscenze che ci sono sull'amianto, questa lunga latenza di sviluppo di gravi patologie, per cui riteniamo che le scuole siano il primo ambito in cui assolutamente l'amianto debba essere mappato, censito, dopodiché debba essere messo in sicurezza, l'amianto debba essere rimosso, per cui nella risoluzione chiediamo che entro metà 2015 sia terminata la mappatura dell'amianto nelle circa 3000 scuole che ancora lo contengono, dopodiché chiaramente l'amianto in tutti i luoghi pubblici, ospedali, le caserme. C'è stata una buona collaborazione finalmente anche con il mondo militare, stanno arrivando dei dati importanti che hanno dimostrato, e questo è stato oggetto delle nostre interrogazioni, che purtroppo l'amianto è stato manipolato e ancora fino a pochi mesi fa, adesso ci sono inchieste in corso per violazioni. L'amianto, abbiamo visto prima il portale dell'ONA, molto importante, perché tramite la rete, tramite le segnalazioni dei singoli cittadini si può costruire una vera mappa dell'amianto dei luoghi inquinati e iniziare a pensare con soluzioni banali che abbiamo inserito nella risoluzione sulla smaltimento a filiera corta. Si parla sempre della mancanza di coperture finanziarie per qualsiasi atto che noi promulghiamo, però ricordiamoci che spendiamo dai 100 ai 200 milioni di euro all'anno per l'amianto che viene spedito all'estero, soprattutto in Germania. Questi sono soldi che potrebbero essere impiegati per migliorare la filiera locale, perché i trasporti costano, i trasporti inquinano, i trasporti sono pericolosi, incidenti di amianto trasportato ce ne sono già stati, purtroppo rischiano di essercene ancora, per cui una filiera corta di smaltimento a nostro parere è molto utile per sviluppare lo stoccaggio ed eventuali altre tecniche a livello nazionale. È passata recentemente alla Camera e la proposta di legge sui reati ambientali, adesso in corso di analisi al Senato. Questo è molto importante perché amianto e reati sono decisamente connessi. I reati sono legati al trasporto in condizioni non di sicurezza, alla contraffazione, perché magari non si trasporta amianto ma si trasporta altro materiale terriccio
che però, visto che per il solo conferimento vanno via 250 euro a tonnellata, è chiaro che fare una contraffazione in questi termini può essere decisamente redditizio, questi dati vanno controllati. La contraffazione, le frodi ambientali devono essere, a nostro parere, inserite nel codice penale. Questo può essere un importante deterrente, perché davvero se no si rischia che anche le poche discariche in qualche modo adeguate per l'amianto non fiabile che sono in Italia rischiano di essere inutilizzabili. Se si possono fare dei reati, sono stato personalmente a compiere alcune ispezioni di discariche poi chiuse per reati, allora viene chiusa la discarica, si pensa a un altro sito di stoccaggio. E abbiamo regioni che non hanno vere e proprie discariche, non è possibile, ogni regione deve rendere conto, e questo è scritto nella risoluzione, di come intende smaltire il proprio amianto. L'amianto non deve essere trasportabile da una regione all'altra e deve essere data la possibilità anche ai privati cittadini di smaltirlo. Noi quello che abbiamo pensato è una defiscalizzazione più importante rispetto a quello che è previsto, quindi del 72%. Stiamo affrontando, a parte quello che ci dice l'Europa, lo stiamo affrontando scientificamente il tema dell'inertizzazione, un tema sicuramente promettente. L'obiettivo sarebbe per l'amianto friabile, che sono appunto circa 3 milioni di tonnellate ancora presenti in Italia, quindi circa un decimo di tutto l'amianto ancora presente, pensare a questo amianto più pericoloso ancora rispetto all'amianto in generale, a un impianto di inertizzazione. Abbiamo incontrato anche insieme al responsabile ONA il referente dell'unico impianto europeo che sta inertizzando amianto in larga scala, un impianto francese. Stiamo aspettando ancora dei dati, perché bisogna analizzare punto per punto quello che succede in questi impianti, quali sono le reali emissioni, i possibili rischi per i lavoratori e per l'ambiente circostante. Però diciamo che è un filone promettente per quella che è la riduzione del rischio. Eliminare il rischio per l'amianto, a mio parere, al momento non è possibile, però arrivare a una riduzione del rischio potrebbe essere auspicabile. Ci sono brevetti italiani in quel senso che vanno comunque valorizzati, anche perché riguardano poi lo smaltimento anche di altri rifiuti speciali. Una volta che si spera ci si risolva il problema dell'amianto, il problema dei rifiuti speciali continua a esistere. Stiamo chiedendo altri dati sia a enti di altri paesi europei, ma anche a enti statunitensi, per capire davvero quello che ha senso inserire nelle normative. Cercheremo di entrare in Europa anche per agire sulle direttive in fase ascendente, perché non è detto che quello che ha scritto l'Europa finora sia corretto. L'Italia per ora non è stata un soggetto passivo della normativa europea. Ci sono altri aspetti che non saranno affrontati dalla risoluzione, per il semplice fatto che la risoluzione sarà in Commissione Ambiente e Bilancio. Gli aspetti previdenziali e di salute non saranno affrontati, sono assolutamente necessari. Abbiamo una gestione totalmente disomogenea delle patologie dell'amianto in Italia. Abbiamo strutture decisamente virtuose che, nonostante i limiti e i tagli di bilancio, riescono a fare molto per i pazienti, forse anche più di quello che fanno in Inghilterra, perché questo vorrei sottolineare, ma in Italia abbiamo delle singole strutture, dei singoli operatori che si mettono a disposizione, nonostante abbiano tagli a tutto il personale, riescono a fare degli interventi importanti, e a mio parere deve essere fatta una mappatura anche degli interventi realizzati nelle varie strutture per capire quali sono le strutture davvero da accreditare, da valorizzare, da finanziare per portare avanti sia i trattamenti che la ricerca. Per cui insomma queste sono le cose che ho detto, sono davvero cose di buon senso che non hanno bisogno di grosse coperture finanziarie. Sugli aspetti previdenziali sono contenuti nella proposta di legge, è importantissimo parlare di questi problemi, e io spero anche che le altre forze politiche leggano appunto la nostra risoluzione, che potrà essere calendarizzata insieme a quella dell'onorevole Dall'E del Partito Democratico. Si spera di trovare vari punti di contatto per riuscire a far votare un testo unico ed avviarci verso la risoluzione di questo problema. Grazie. Bene, allora se avvocato vuoi aggiungere qualcosa e successivamente, se ci sono delle domande, le ascoltiamo. Vorrei dare la parola per qualche minuto di nuovo a Riccardo Tagliapini, perché ci spieghi come la possibilità di ottenere dei risparmi con la sburocratizzazione delle pratiche ASL per la bonifica. Invado il tuo territorio. Ho sentito con interesse le proposte fatte per affrontare la problematica amianto. Noi come ONA abbiamo avuto un'idea molto,
molto semplice e forse anche per questo abbastanza geniale secondo me. Abbiamo calcolato che il 30% dell'amianto da smaltire è amianto domestico, quindi strutture fino a 100 metri quadrati, piccole pollai, piccole canne fumarie, cassoni e tipologie di questa specie. Calcolando che per un intervento del genere si va a spendere su 2.000 euro, perché il prezzo che o una canna fumaria, un cassone o 30 meri, 50 meri di amianto costano 2.000 euro, e calcolando che il 25% va per la pratica ASL, perché ogni volta che viene fatto una bonifica di un sito inquinato, si deve presentare all'ASL una inutile pratica per l'amianto, che costa 400-500 euro. Questa pratica arriva all'ASL, l'ASL la guarda, silenzio assenso, e la società che deve fare l'intervento fa l'intervento. Facendo una semplice autodichiarazione, io Tagliapini Riccardo devo smaltire l'amianto, faccio una dichiarazione ASL che devo togliere la mia canna fumaria e incarico la ditta Pinco Pallino perché venga a togliere, che deve venire a togliere l'amianto. La ditta mi dà il certificato dove dice che ha possibilità, che ha capacità tecniche e come intende farlo, ma un foglio, spendendo e portando quello all'ASL, è come se, e facendo in modo che l'ASL, perché l'ASL sull'amianto domestico non interviene, viene solo informata, non è mai intervenuta, si parla di 3 miliardi di euro di risparmio, è come se il governo dicesse oggi io metto sul piatto uno sconto che si parla di alcuni miliardi di euro, ed è una cosa molto semplice da fare. L'ASL sull'impianto domestico, sull'amianto domestico non interviene mai, gli arriva la pratica, la tiene 30 giorni, silenzio assenso e avviene l'intervento. Basterebbe un'autodichiarazione di chi lo deve smaltire, certificato della ditta che smaltisce, che fa l'intervento, due foto, 0 euro, 10%, lasciamo il 20%, 100 euro su 500 euro, si parla di alcuni miliardi, e questo secondo me è talmente semplice come cosa, perché parliamo di rifiuti. Il problema dell'amianto è che si passa da un aspetto di problematica sanitaria così, e si cade poi in una normativa dei rifiuti che è complessa, è mastodontica, ed è talmente semplice fare una cosa del genere che, se vista magari a un tavolo tecnico, insomma, anche perché io poi ho sentito il discorso dell'Inertam, ci sono tante tecnologie che sono importanti, adesso qui in Italia sono poco applicabili perché hanno dei costi a livello di, soprattutto di energia elettrica, molto elevati, anche noi abbiamo avuto degli incontri con loro, questa sarebbe una cosa veramente molto semplice da fare. Uno fa una cosa del genere, butta fuori sul piatto, e come ripeto, se lo Stato dice io do uno sconto, butto sul piatto 3 miliardi di euro. Chiaramente poi, studiando meglio i dati che ci stanno arrivando, possiamo essere più precisi per quanto riguarda le percentuali. Magari distinguendo un conto a bonifica di grandi siti industriali, un conto alla bonifica... Assolutamente, perché la ASL interviene dove tu vai a fare non degli interventi non di amianto domestico, ma di industrie, di fabbriche, di siti contaminati. Distinguere a seconda delle fattispecie. Sì, ma io che ho un cassone... Se al centro di Roma tutti hanno un cassone, devo spendere 2.000 euro, di cui, ripeto, il 25% è 50 pagine del nulla. Secondo me è un'idea veramente geniale che abbiamo studiato insieme qui all'avvocato e che potrebbe essere, insomma, abbastanza importante. Tutto qui. Bene, allora, se ci sono domande, le ascoltiamo. Non ci sono? Tutto chiaro? Va bene. Allora, grazie per essere intervenuti. Buon lavoro. È stato di alto livello.